l'ho detto che sto organizzando la mia festa di compleanno. Ma già è vero, quanti li compri? Non è importante. Oh, indovino con chi ero al telefono? Con chi? Con Tomà, quello dei Daft Punk. Vengono alla mia festa di compleanno, aprono loro la serata. Sta venendo fuori una cosa pazzesca. Minchia, con i Daft Punk. Ma alla fine quanti anni compri? Oh, ma basta con sta storia dell'età. Senti, io non vengo alla tua festa stasera. No, stai scherzando? Guarda che mi offendo. Dai, vieni qui, sono arrivati tutti. Saluti Elisabeth e Johanna, bevi una cosa, poi te ne vai. Ti ho già mandato una macchina. Come una macchina? I just arrived. Wow, you have to walk around. Yeah. There are many, many, many different rooms, but come straight back because I'm gonna sing soon. Okay. Okay. Well then, wow, I'm so happy to see you. Poi piano piano, insomma, la passione per la musica. Passo dopo passo, oggi posso dire di essere un artista a 360 gradi. Non sono l'unico, eh. Beh, insomma, ci sono anche un sacco di. Oh, ciao Fabio! Ciao! Come stai? Bene. Cacchio, ma sei in splendida forma! Grazie! Fate spazio che c'è Fabio, mio amico! Grazie, mettiti qua! Grazie! Allora? Oh, sei super in forma! Beh, senti che palla, sei super elegante! Conosci, ragazzi, conoscete Fabio? Bello, ciao! Toccalo. Ciao! Toccalo, mio amico! No, cioè, no, grazie, la ringrazio. Senti, che mi racconti? Fatti toccare, che poi me la intesisci, c'ha 20 anni! Bravo, tu! Senti, mi devi un favore, Che cosa? Johanna, Elisabeth, insieme, il duo. È stata una mia idea, una mia intuizione. Ah, non lo sapevo. Fatti spacca come progetto. Sono andato dal giudice, gli ho detto mettile insieme perché secondo me c'è qualcosa di interessante. Grazie. Infatti sono contento, che Raimondo. E te non sei contento? Sì, avevamo già un altro progetto, andare a New York, però la vedo felice, Johanna, sono felice. Frega di New York, ma qua si parla di mondo, Guarda un progettone, bucano lo schermo. Si parla proprio di successo. Oh, toccalo, sta ferma, toccalo, l'ho detto, è un mio amico. È timido, ma no. Fatti toccare. Ho smesso. Grazie. Fabio! Ah, questo è Raimondo. State qua, torno? Certo. Ok. Chi se ne va? Ci si vede. Ti trovi qui, torna, Ciao. Ciao, torna anche te. Fabio, noi siamo qua, Ciao, Fabio! È Fabio, mio amico. Forte,
Fabio! Oh, saluta Gabbani quando lo vedi, eh. Fabio! Ehi! Dov'eri? Ero dentro con Federico Russo. Fede! Oh, dai, vieni di là a fare un brindisi. Cazzo, c'è Ioanna che inizia a cantare, non ti avrò mica perso. Ora mondo! Ehi, Fede. Sai che sta festa è una bomba. Guardalo qua, il mio nuovo delfino. Oh, mi raccomando il progetto, guarda che spacca. Vieni a sentire, iniziano a cantare adesso, ho detto. Ma guarda, io l'ho già sentito un sacco di volte. Poi, belle, spaccano, però sono da fare, andiamo ragazze. Ciao! Oh, buon divertimento, grazie. Ciao. Come dargli torto? Ma il tuo nuovo delfino, io cosa sono? Scusa. Ma tu sei sempre il mio vecchio tricheco, Fabietto, dai! Non essere gelosa. Fabio, guarda, prima di brindare con tutti voglio fare un brindisi solo con te. Ok, grazie. Alla serie. A te. Grazie. Auguri. Grazie. Buoni. Li ho fatti fare al viaggiatore coloso. Ti piacciono? Senti, io vado di là che mi aspetta la mia fidanzata. Guarda che tra poco inizia anche Ioanna e poi ho anche una sorpresa per te. Dai, muoviti. Che sorpresa? Fabio, ti posso dare un consiglio? Molla questo paese del cazzo. Vieni in America. Lì puoi realizzare i tuoi sogni. Fidati, l'ho fatto 20 anni fa. We didn't even do the album yet. We still have to shoot it. It's really just the beginning of, I think, everything. Really? Yeah. Wow. Of something very exciting, I think. Hey. Ciao, guys. Ciao, Ale. Ciao. Congratulations. Hey. That was amazing. Really. Mi lasciamo da soli. Grazie. Wow, that was amazing. I really have like a, you know, like a spread, a good energy around. Yeah. Congratulations, really. Thank you, my love. And I'm so excited, and thank you really for all the support you did through all of this. You're really the best boyfriend a girl can ever wish for. Because I love you. Ma quanto amore c'è! Ma quanto amore c'è! Sono state brave, no? Bravissime, bravissime, fantastiche. Grazie mille, Raimondo. You're welcome. Ioanna! Sorry, guys, just a second. No, sono state brave da bravissime, bravissime. Mi sembra una bella festa, bravo. Quest'anno per il mio compleanno ho ricevuto il regalo più bello. Cosa ha fatto, un elicottero? Essere innamorato. No, guarda, pensavo non mi sarebbe mai più successo. Ormai avevo perso le speranze. E invece sai cosa ti dico? Mi sa che mi hai risposto. Ma come risposto? Ma aspetta un attimo, siete appena conosciuti, non è un po' troppo di fretta? Ma poi non... Ma non ti dà fastidio che fa la pornostar tutto il giorno a letto con altri uomini? Cazzi ovunque, cazzi. Fabio, tu c'hai questa cosa del possesso. Cioè, le parole che usi di più nella tua vita sono io e mio. Ci pensavo l'altro giorno. Come i bambini, io mio. Fabio, siamo nell'era della condivisione. È finito il tempo della proprietà privata. Bike sharing, car sharing, Airbnb, ne hai mai sentito parlare? Oggi serve a me, la uso io, domani serve a te, la usi tu. Cerca di vederla in un altro modo, la mia bicicletta, la mia auto, la mia casa, la mia donna. E poi? L'importante è che sei contento tu. Ti vedo molto contento, spero solo che questa donna non ti faccia soffrire. Ma... Okay. Oh, Fabio, questo fa parte del gioco. Per questo l'amore per i coraggiosi. Ok. Senti, dai, vai a divertire. Hai visto che c'è anche Rovazzi? Vado a salutarlo. Ciao. Allora, ragazzi. Ciao. Grazie che siete venuti.
Sì, 50.000 like messicani non è stata proprio una mossa geniale, eh? Cioè, qua stiamo lavorando, non è mica un gioco che si comprano i follower, che si fanno queste minchiate qua. Qua stiamo lavorando. Ecco, signor Volo, presente. Lasciatemi un attimo, signor Volo. Signor Volo! Ma fate la riunione durante la festa di compleanno di Raimondo? Secondo lei io faccio 400 milioni di visualizzazioni perché faccio le feste e dormo? Mi faccia capire. No, però sono una festa. Secondo lei il web dorme? Il web mentre c'è Raimondo che fa la festa dorme? Dorme. Grazie. Parliamo di cose serie, la sceneggiatura vuole. Le ho finite da poco e domani è il grande giorno, le consegno, sono contento. La grande lo decidiamo domani, sicuro, eh? Senta, Volo, ti faccio dare un consiglio. Gli hashtag non dormono mai. Quindi stasera vada a letto presto, ok? Ok, va bene. Grazie. Domani, eh? Ok. Mi aspetto una grande sceneggiatura, eh? Sì, virale. Sì. Virale. Sì. Portate di nuovo un attimo le fashion blog. Esatto. Niente qua, ragazzi. Ehi, Fabietto. Ehi, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, bene. Ma hai visto che bella festa? Ma è fantastica. Sì, sì, sì. Ma c'era anche la Berti, l'hai vista? L'ho vista, incredibile. Scusa, ma tu sei Malena? Sì. Ciao, io ho visto tutti i tuoi film. Tutti. Oh, grazie, grazie. Complimenti per l'ultimo. Grazie, grazie. Senti, no, ti volevo dire, approfitto che siamo qua, che Raimondo è tutto spavaldo, tutto duro così, però stavolta mi sa che si è proprio preso una cotta, non lo fare soffrire, per favore. Oh, ma perché mi hai presa? Io sono una brava ragazza, poi sono innamorata di lui. Ma tu sei Malena? Sì. È un onore, davvero, io ho visto tutti quanti i tuoi film. Grazie, complimenti. Grazie, grazie. Ciao, buona serata. Quindi non lo fai soffrire, no, ok? No, no, assolutamente no. No. Ehi, Fabio, puoi venire un secondo? Scusami, devo andare un attimo. Beh, io prendo Raimondo così facciamo un brindisi insieme. Ok. A dopo. Ciao. Ciao. Stai bene? Non voglio litigare perché è il compleanno di Raimondo, però veramente sono... mi hai rovinato la vita praticamente. No, ma infatti io sono venuta qua per chiederti scusa, principalmente per quello, perché volevo dirti che adesso sto bene. Non so cosa avevo prima, ma ero andata in fissa, mi ero fissata con te. Adesso non ce l'ho più questa fissa, mi sono fidanzata, sto proprio bene. Vabbè, comunque io... Fabio, dai, vieni che facciamo un brindisi. Vabbè, vado che c'è il brindisi con il mondo, ok? Ok. Mi porti 5 flute, per cortesia? Grazie. Bellissimo, facciamo così. Grazie. Grazie. Uno lo diamo al mio amore. Grazie. Uno lo diamo a Fabietto. Tanti auguri a te, tanti auguri a me, tanti auguri Raimondo, tanti auguri a te. Sì. Bravo. Hey, let's go dancing. Hey, yes. You want to come dance with us? No, I'll stay here with Raimondo. Okay. Amore, vieni che ti presento un po' di amici. Yeah. Ah. Fabietto, ci vediamo dopo. Fabio. Ma non sei Paolo? Paolo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ronny. Ronny. Chiamarmi Ronny. Eh? In Italia sono Rinaldo. Ah, ciao. Come stai, Paolo? Come stai, Paolo? No, Fabio. E GMT? Ma sei sicuro? Che è GMT? Ma sei sicuro che chiami Paolo? No, vi conoscevate già? Sì. No. No, come no? Sì. No. Ci conoscevamo o no? Voi due? Ma noi ci conosciamo? Paolo. Chi è Giubilee? Ma stai bene, Paolo? Giubilee? Io ti ho visto Ma scusa, ma il Jubilee? No, guarda, tu stai sbagliando. Cos'è il Jubilee? Cos'è? Paolo, stai bene? Aspetta che ti diciamo una cosa. È un segreto. Te la diciamo? Sì, no. Ma tu sei venuto qua dall'America per la festa di Raimondo? Ovvio. Ah. Ovvio, secondo te che li hai chiamati da punk? Ah. Io l'ho aiutato. Ovvio. Però dobbiamo dire una cosa importantissima, sì, vero? Sì. Tu scendi dalle stelle.
amore del cielo. Dai, vai. Ciao Fabio. Ciao, ciao. Fumati sto sigarillo. Ah, che bello che sei. Dai. No, no, questo guarda. Come no? Guarda, te lo do. Hi. Hey, girls, happy boy is awake. You were crazy last night. Non so neanche come sia successo, perché non mi ricordo di aver bevuto tanto. Wow, you were not able to walk home by yourself. We had to carry you. Yeah, I didn't think you could party like this. You surprised me. You went banana last night. Tutto questo tu cosa fai in vestaglia nella mia cucina? Fabio, ho dormito qua stanotte. Ho visto qua che c'è del tenero, avevo ragione allora. All'inizio, quando lo dicevi tu, non c'era nulla. Poi, a forza di parlare, mi hai messo la pulce nell'orecchio. È colpa tua. Vabbè, io vado a schiudere che è tardi. Ciao. Ciao. Io hanno un problema. Non posso andare vestita oggi in ufficio con i vestiti di ieri sera. Non è che hai qualcosa da prestarmi? Sì, of course. Come, I have many things. Thank you.
Lo so che è finito. Domani riparti. Però ti volevo ringraziare perché sei stata bene. E poi mi sono sentita libera. Sicuramente un'esperienza che non dimenticherò. Che sono stato bene e pensavo non fosse possibile, sai. Beh, alla fine la coppia per un tempo così breve non è male, no? Adesso che è arrivato il giorno della partenza, come se mi sentissi pronto. Beh, ma che altro possiamo fare? Tu vivi in Italia, io vivo qua. Uno dei due dovrebbe rinunciare alla propria vita. E poi avrei paura che se dovessimo iniziare a vivere normalmente diventeremmo come tutte le altre coppie. Ma no, è stata una favola ed è giusto che finisca così. O saresti pronto ad uscire dalla favola per entrare nella vita vera? Vedi? Ma no, dai. È giusto che finisca così, come ci eravamo detti all'inizio. Pronto? Chiamo dal negozio per il computer. Oh, mi dica che posso venire a prendere il computer adesso perché sono inguaiatissimo col lavoro. Il computer non si è rotto per la caduta come ci ha suggerito lei? Ma si è smagnetizzato. Smagnetizzato? Ma e come può essere successo? Questo io non posso saperlo. Ma può essere che, siccome ho preso un aereo, può essere che magari quando ho passato la sicurezza, i controlli, si sia smagnetizzato lì? Impossibile che sia successo in quel modo. Potrebbe essere successo, per esempio, con una calamita. Sai con chi ero al telefono? Con Raimondo? No, con quelli dell'assistenza del computer. Mi hanno detto che non si è rotto perché è caduto, ma qualcuno me l'ha smagnetizzato con delle calamite. Non so cosa dirti. Ascolta, io sto andando alla riunione. Tu come sei messo? Hai finito di scrivere? Manca, l'ultima scena è successo un casino. Era... E vabbè, dai, muoviti, che t'aspetto. Sai con chi ero al telefono? Con Raimondo? No, con quelli dell'assistenza del computer. Mi hanno detto che non si è rotto perché è caduto, ma qualcuno me l'ha smagnetizzato con delle calamite. Non so cosa dirti. Mi dispiace. Sai invece cosa penso? Che non solo non ti dispiace, ma che sia stata tu. Me? Sì, con le tue cazzo di calamite sul frigorifero. What are you talking about? Why would I have done something like that? Do you think I'm jealous of your work? No, non sei gelosa del mio lavoro. Però se Joanna viene con me a New York a fare la serie, non può stare qui a fare la cantante con te. What are you saying? Ma cosa sta succedendo qua? Stay out of it. Listen, I'm very happy to begin this career as a singer, and I'm even happier to do it with Joanna. But I would never do something like that to you. Of course you didn't. Hey, wait, guys, what's going on? Succede che Fabio è impazzito. No, non sono impazzito. Elizabeth mi ha smagnetizzato il computer con le sue cazzo di calamite. Ma non è vero! Sì, hey, l'hai fatto! Hey, wait, why would she do something like that? Perché se tu vieni a New York con me a fare la serie, non puoi stare qui a fare la cantante con lei. E sai cosa? Che senza di te lei qua non conta un cazzo! Hey, Fabio, calm down. I've known her for years. She would never do something like this to anybody. She did it! She did not! I know her better than you! Sai quanto ci ho messo a scrivere quella serie? Me l'hai rovinata, ma a me non me ne frega un cazzo, hai capito? Adesso tanto t'ho beccato. Tu sei stata! Hey, don't talk to me like this, okay? What are you trying to say? But why all this? Sai che mi hai rotto il cazzo, Diana? Mi hai rotto il cazzo! Che la devi sempre difendere, la tua mogliettina perfetta. Se tu vieni a New York, lei non fa un cazzo! Sai cosa fa? Se ne torna a New York a fare la cameriera. Ma avete rotto il cazzo! Magari l'avete fatto insieme, eh? Me l'hai anche detto che eri stufa di fare la fidanzata di Fabio Volo. Magari l'hai fatto tu! After all these years and all this time together, you still don't know who I am. You have no idea who I am. You should go fuck yourself, you fucking asshole.
Pronto? Fabio, sei resuscitato. Non t'avevo mai visto conciato così, eh. Come stai? Male, sto malissimo. Te credo. Ascolta, io sto andando alla riunione. Tu come sei messo? Hai finito di scrivere? Mi manca l'ultima scena, è successo un casino, era... Vabbè, dai, muoviti, che t'aspetto. Ok, metto il file su una chiavetta e vengo, dai. Ciao. Ho preso l'abitudine di guardare la tua fermata mentre il tram si avvicina. Non sempre riesco ad attendere per sapere. A volte chiudo gli occhi, li riapro solamente quando il tram riparte. E ti cerco. Ti cerco tra mille forme poco interessanti. Oggi ci sei. Sembra che non hai dormito perché sei ancora più bello. I tuoi capelli sono disordinati, spettinati. Io non scendo. Non scendere neanche tu, ti prego. Andiamo al capolinea, andiamo in fondo, al termine di questa corsa, all'inizio di un nuovo respiro. Rimaniamo qui, sui nostri reciproci infiniti. It's just as you come. One day you'll understand what I'm worth. And I'm worth more than dirty money. You are losing me. You don't listen to me. You don't deserve all this shit. Michela! No, Fabio Volo! Ciao. Grande. Ascolta, possiamo fare una foto insieme? Guarda, scusi, sono veramente di fretta, sto correndo, scusa. Beato te che stai correndo, vorrei averli i tuoi problemi. Da bene, dai, puoi fare veloce? Ah, grazie. Ecco. Ah, è la macchinetta. Sì, bella. Ok. Mamma, ce la fai tu? Senz'altro. Vai. No, mamma, l'hai spenta. No, devi schiacciare questo grosso. No? Aspetta, te la riaccendo. Scusate. Questo qui, okay. Scusa, Olè. Perfetto, vediamo. Ok. No, dai, ho gli occhi chiusi, possiamo fare un'altra? Dai, mamma, un'altra. Sì, sì. Scusa, Ok. E voilà. Ok. Andiamo? Perfetta. Okay. Ciao. Grazie, Fabio, ciao. Scusa, una con me non la fai? Scusami, sono veramente di fretta, guardate. Vabbè, non è che perché non ho la sedia a rotelle non la possiamo fare. Prego, dai, veloce. Signora, ce ne fa un'altra? Dai, una tutti insieme. Tutti insieme. E voilà. Okay. Perfetto. Grazie. Ok, ciao. Ciao. Stai attento a attraversare che un attimo, Grande, Fabio Volo. Mamma, scusami, non posso parlare adesso. Mi serve il telefono perché devo prendere la bici. Il telefono per prendere la bicicletta? Ma cosa stai dicendo? Sì, è un'app che è nel telefono che mi serve a sbloccare una bici, ok? Ci sentiamo dopo. No, non ho capito niente. Ho capito però che non mi vuoi parlare. Allora chiamami tu quando ne hai voglia, va bene? Ciao. Mamma, non è che non ti voglio parlare, è che se non scannerizzo... Pronto? Thank you.
Oh, scusa il ritardo. Madonna, io ho fatto una corsa. Andiamo, dai. Andiamo. C'ho la chiavetta, andiamo. Fabio. Andiamo, dai. Fabio. No! Dai, prendi sta giacca. Dai. Ho buttato tutto all'aria, capito? Sono un fallito, un coglione sono. Fabio, non ti mortificare in questo modo. Il mondo dello spettacolo funziona così. Ci sono alti e ci sono bassi. L'importante è non uscire dalla carreggiata. E tu non sei uscito dalla carreggiata. Sì, ho capito, però cosa facciamo adesso? Cioè, avevamo già provato con Mediaset, Rai, Sky. Cioè, Discovery era l'ultima possibilità. Vabbè, parlerò con i francesi. Se non basterà, chiamerò gli americani. Sì, poi cominciano le mail, gli incontri, i briefing, le riunioni. Lì passano altri anni, capito? Io, cioè, sono vecchio. Fabio, sei un ragazzino e comunque questa cosa vedila anche come un'opportunità. In che senso? Io non ho detto di no a quelli di Striscia. E comunque, se ci pensi bene, questa cosa può tornarci utile, anche per la tua serie. Ma come fa a tornarmi utile per la mia serie americana a fare l'inviato di Striscia, scusa? Fabio, Striscia ti dà popolarità. Se aumenta la tua popolarità, aumenta il tuo pubblico. Se aumenta il tuo pubblico, sarà molto facile trovare soldi, sponsor e produttori. Inoltre, mettiamo un piede dentro a Mediaset. E avendo un piede dentro a Mediaset, sarà più facile sferrare l'attacco. Faremo come Achille con il cavallo di Troia. Striscia diventa il nostro cavallo di Troia. Ulisse. Ulisse cosa? Nel cavallo di Troia c'era Ulisse, non Achille. Vabbè, sono comunque due nomi di merda, dai. Comunque a me che mi scoccia, vero che io non ho fatto la chiavetta, il backup così, però è stata Elizabeth con quella calamita a smagnetizzarmi il computer, capito? Fabio, non è colpa di nessuno, sei tu che adesso sei un po' deluso e amareggiato e ci vedi il complotto. Vedi che ti è entrato già il personaggio, cosa ti diceva Iacchetti? Smaschera il complotto, il personaggio è già tuo, ci sei già dentro. Comunque mi spiace perché ho sbagliato, ho deluso me stesso e ho deluso anche te, mi spiace. Fabio, abbiamo perso una battaglia, non è che abbiamo perso la guerra, eh. Comunque, cambiando argomento, te l'ho detto che ho deciso di avere un figlio? Da chi? Da Balina? Certo. Ma veramente? Certo. Infatti, sono andato a prendere lo sperma che avevo fatto congelare, l'ho messo in freezer, l'ho messo, sai, in quei barattolini che servono per fare i ghiaccioli? Da contenitori, così. Cioè, tu hai fatto congelare lo sperma? Certo. Nel momento di mio maggior vigore, quando ero giovane, avevo voglia di figli, però non era il momento. Così a 26 anni ho fatto congelare lo sperma e adesso useremo quello. Tu sei fuori. Vabbè, però se sei contento tu, sono contento anch'io. Ma scusami, ma cioè i bambini che nascono, diciamo, dallo sperma congelato, poi cioè, sono persone come altre o...? Beh, diciamo che sono un po' più freddi nelle relazioni, però d'estate si sciolgono. Ma veramente? Ma dai. Vabbè, senti, io ho bisogno di andare da qualcuno che mi vuole bene. Vai da Johanna. Ma no, ci ho litigato. Vabbè, ma se tu non vai da Johanna o non vieni da me, chi altro c'è che ti vuole bene? Sei triste, triste, ma Dio mio, ma cosa ti hanno fatto i tuoi genitori quando eri piccolo? No, ma sei tu i miei genitori, eh. Già, è vero. Però non importa, perché io ti ho sempre insegnato che la vita è breve, bisogna gustarsela, gustarsela fino in fondo. Questo te l'ho sempre detto. No, magari... Vabbè, ho pensato che magari l'America potrebbe essere una soluzione. Oh, l'America, l'America, cosa ci vai a fare in America? Sei stato fortunato qui in Italia. Diciamolo, quasi miracolato, eh? A scuola prendevi sempre 5 in italiano e adesso vendi milioni di libri. Non puoi chiedere troppo alla provvidenza. E poi ti devi gustare di quello che hai, non di quello che non hai. E me lo dice sempre, eh? Nasser mi dice, gustatelo, gustatelo, gustatelo. E io me lo gusto. Mm. Adesso vado perché, guarda, io non... Mi butti giù tutto il mio morale, così sempre pieno di vita, e vado via, cambio aria. Ciao, tesoro. Fammi un sorriso, una volta ogni tanto. Mm.
eyes, it's in your hands. You take your time, you choose your words. I read those lies, you do it well. Avere dei sogni, Fabio, significa essere vivi. Realizzarli non sempre è facile, è solo chi non molla, chi non si arrende, chi tiene viva la speranza ha la fortuna di vederli realizzare. È una salita lunga e faticosa, ma quello che proverai ti ripagherà di tutto. La vita è un gran bel film, e in quel film ci sono i protagonisti e le comparse. Tu sei un attore protagonista, e quando pensi di mollare è solamente perché te lo sei dimenticato, perché hai smesso di crederci. Il problema non sono gli altri e quello che ti dicono, ciò che conta sei tu e quello che racconti a te stesso. Non era quindi la signora anziana che otturava le fogne, ma l'amministratore insieme al proprietario dell'appartamento, così da avere una scusa e cacciarla e aumentare l'affitto al nuovo inquilino. Poteva finire in tragedia, ma Volotto il salsicciotto ha smascherato un altro complotto. A voi Striscia. E stop! Bravo Fan, abbiamo fatto un'altra. Non mollare, dai che stai migliorando. Bravo, bravo, bravo. Fabio, possiamo farci una foto? Sì. Grazie. Grazie. Oh, ma chi era? Il marito di Johan. Questa io dovevo essere a New York adesso. Per fortuna che non ci sei andato a New York. Come per fortuna non sei andato a New York? Oh, fai, erano 6 mesi che non lavoravo. C'ho famiglia, c'ho 2 bambini da mantenere. Invece da quando ti sei inventato questa storia di Volotto il salsicciotto, la mia vita è cambiata da così a così. Adesso quando vado in Puglia mi trattano come un re, champagne, si aprono le porte e lavori con Fabio e come a Fabio. Quest'estate, anzi, se tu e Giovanna non sapete dove andare, sei mio ospite. Quando vuoi vieni. Johanna. Chi è Johanna? No, mia moglie si chiama Johanna, non Giovanna. No, ma in Puglia si chiama Giovanna. Vuoi una sigaretta? Ho smesso da 15 anni, ma è un periodo così di merda che mi sa che ricomincio. Ma sì, dai, fuma, che cazzo te ne frega? Anche la sigaretta a fine giornata è la cosa più bella che ci sia. Sono in difficoltà pesante. Ma sei malato? Ma no, è che ieri sera mio cugino mi ha fatto cantare Tu scendi dalle stelle un'ottava più alta. Scendi dalle stelle. Dai, vieni con me, hai più semplice. Tra l'altro, quelle pastiglie che mi ha dato Johanna, miracolose, senti la voce, ah! Ho parlato con Ricci, gli ho detto che non vuoi fare Striscia la Notizia, però io a questi devo dire qualcosa. Piuttosto, non è che è ancora una di quelle caramelline medicamentose di tua nonna? Ma certo! Grazie. Pensa che non li posso prendere perché sono troppo forti, lo vedi, guarisci subito. Io l'ho preso una volta, sono collassato, cioè le prendo e svengo, 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 svengo. Fabio, vieni che facciamo un brindisi! Uno Lugliano a Fabietto. Io sono l'unico che quando la prende sviene, quando la prende sviene, quando la prende sviene, prende sviene. Che poi dopo questa cosa qua chissà se Ricci ci vuole ancora. Mi hanno chiamato quelli di Discovery per spostare l'appuntamento di domani. Io domani per recuperare la giornata ho già chiamato Mediaset, ho fissato l'appuntamento con Ricci e così ci togliamo anche questo problema. Ti cerchi un costume, no? Un costume... ma... boh, te lo inventi tu, te lo inventi tu. Com'è possibile? Avete rimandato l'appuntamento ad oggi, abbiamo organizzato tutto, mi sono liberato da 6 impegni e arrivate a mani vuote. Vado un attimo in bagno, posso? Mi hanno chiamato quelli di Discovery per spostare l'appuntamento di domani. Avete rimandato l'appuntamento ad oggi e arrivate a mani vuote. Ma vieto, eh? Guarda come lo vedo allegro, eh? Io passo tempo a convincerti che ti puoi fidare di me che a fare il mio lavoro. Thank you.
No, guarda, Monica, Raimondo è un uomo fantastico, è meraviglioso e poi è tutto un fascio di nervi. L'unica cosa che ha i testicoli che gli arrivano per terra. L'altra sera, mentre giocavo tra le sue gambe, ho dovuto prenderli e dargli un giro di sciarpa. Ma Lino! Mi dica, signor Raimondo. Ma hai visto la confezione col mio sperma? Io non ne so nulla, signor Raimondo. Ma dove cazzo l'avrò messo? Buono questo ghiacciolo. Raimondo, ma a che gusto è questo ghiacciolo? Buono.